Buonasera a tutti, siamo di nuovo qua. Saluto appunto tutti, cari amici paesaggisti, e benvenuti. Siamo sul canale Landline. Oggi sono particolarmente contento, abbiamo il presidente nazionale dell'associazione. Per il paesaggio, l'associazione appunto diretta da Maria Cristina Tullio. Dico qualcosa, cerco di farvi capire un po'. AIAP, appunto, è l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio che nasce negli anni 50, per cui quest'anno fa i 70 anni di vita. E che cos'è AIAP? AIAP promuove la cultura del paesaggio e del giardino. Riunisce più di 700 iscritti, magari poi ci dirà il presidente quanti sono oggi, tra questi iscritti ci sono sia professionisti, ma anche studiosi e anche studenti. Si possono iscrivere in sezioni diverse. Appunto, AIAP è impegnata sulla tutela, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio attraverso sia la progettazione, la ricerca, la formazione e le attività scientifico-culturali. Per cui ci troviamo di fronte la principale associazione del paesaggio con appunto 70 anni di storia. È stata fondata su iniziativa di Pietro Pulcinai, di cui già spesso abbiamo parlato, paesaggista, uno dei più importanti paesaggisti del secolo scorso, e anche di Elena Buzzati, che hanno appunto fondato nel 1950 l'associazione. Rappresenta appunto professionisti attivi nel campo dell'architettura e del paesaggio. E cosa importante, è membro dell'IFLA, che è l'International Federation Landscape Architect, cioè la federazione internazionale per gli architetti del paesaggio. Allora, per cui benvenuta Presidente, eccoci qua, ciao, ci siamo conosciuti recentemente. Ti ringrazio moltissimo per questa tua partecipazione. Se vuoi mandare un saluto a tutti, ti lascio la parola. Intanto grazie di questo invito, molto gradito, sia perché è sempre importante confrontarsi con chi si interessa di questo tema, sia perché viene da un invito che viene da un paesaggista come te che da sempre si occupa del tema con grande attenzione. Sì, sicuramente è importantissimo che AIAP faccia parte di IFLA, di cui siamo soci fondatori, e soprattutto IFLA fa parte di UNESCO e di ICOMOS, e quindi siamo, diciamo, dentro una rete di istituzioni che dicono la loro a livello di politiche europee e di politiche mondiali. E questo è importante, cioè spesso in Italia abbiamo quasi paura di farci sentire, invece soprattutto negli ultimi anni il rapporto con IFLA è cresciuto tantissimo, tant'è vero che la nostra delegata, che si chiama Uta Zorzi Newman, ha proprio proposto dentro IFLA una iniziativa molto bella che è un gruppo di lavoro che si chiama MedNet, che si occupa proprio di mettere a confronto le problematiche di tutti i paesi del Mediterraneo. Quindi avere questo confronto continuo con gli altri paesi che hanno situazioni simili alle nostre è estremamente importante, ci fa crescere noi e ci fa anche confrontarsi per capire che poi spesso in Italia abbiamo delle soluzioni validissime. Magari negli altri paesi hanno più risorse e le mettono in pratica, ma molto spesso alcune soluzioni, alcuni pensieri vengono proprio dal nostro paese.
fra l'altro MedNet l'anno scorso, per 2 anni, si è occupato del tema del water management, quindi anche abbiamo fatto una ricerca come AIA che abbiamo dato a IFLA proprio sulla gestione intelligente dell'acqua nelle città, quindi dal tema dei materiali più adatti per i drenaggi urbani, al tema della fitodepurazione, al tema del risparmio idrico anche nelle soluzioni di giardini mediterranei a bassa esigenze idriche, appunto tutti i temi che poi sono propri della materia con cui i paesaggisti fanno i loro progetti e sono temi centralissimi nel momento in cui sappiamo che tutti, per fortuna, sono sensibilizzati sulle problematiche legate ai cambiamenti climatici. Si parla da anni, tutti sanno che ci sono questioni ambientali molto serie, ma adesso la coscienza di tutto questo è molto molto forte, tant'è vero che c'è un'indagine dell'Ipsos recente secondo la quale il 72% degli italiani considera più pericoloso e più grave il problema del cambiamento climatico, i problemi determinati dai cambiamenti climatici, piuttosto che la stessa pandemia del Covid-19. E questo ce la dice lunga sulla sensibilizzazione che in questi anni si è creata su questi temi. E quindi credo che proprio attraverso i progetti di paesaggio si possano risolvere molte questioni locali. È chiaro che il problema globale non lo risolviamo così, però permettere di vivere meglio nelle città in sicurezza e con la qualità dell'aria e dell'acqua sufficiente, anche con un microclima migliore, è proprio compito del paesaggista. Certo. Tra l'altro, se ricordo, mi sembra di aver visto che forse l'anno prossimo ritorna, l'IFLA ritorna a fare il convegno internazionale in Italia, giusto? 2023 abbiamo nel 2023 il congresso europeo, IFLA Europe, sarà in Campania, nella zona di Sorrento. E il tema che è stato scelto è stato anche quello delle aree interne, per cui non sarà solo cioè sarà la penisola sorrentina, ma sarà soprattutto tutto anche l'interno. Benissimo, sono tra le cose più importanti queste. Allora io mi sono preparato un po' di domande, vabbè, quella più semplice è, siete tantissimi perché più di 700, ma mi diceva forse Luigino che siete arrivati quasi a 1000. Allora, le iscrizioni negli anni ovviamente sono le persone che lasciano, appunto, vanno, e ci sono giovani che entrano. Per cui sì, a livello di numeri sì, siamo arrivati al 1000, però a livello di ingressi nuovi ci sono alcuni giovani, è un momento in cui stanno entrando dei giovani, questo è molto positivo, e stanno entrando anche stimolati dal senso di bisogno di aiuto, perché effettivamente ormai è qualche anno che l'università crea dei bravissimi paesaggisti, ma che hanno difficoltà a trovare lavoro e vorrebbero fare questo lavoro per il quale hanno studiato. Quindi in questo momento AIAP offre un servizio, un aiuto per riuscire in qualche modo a rilanciare questa professione che è fondamentale, cioè non è solo un fatto estetico, questa è la cosa, il grande salto che va fatto fare alla cultura del nostro paese e capire che il progetto di paesaggio non è un progetto estetico, non stiamo parlando solo della bellezza che sicuramente fa benissimo all'anima e che è importantissima, che non dobbiamo sottovalutare, ma è anche fondamentale per tutte le soluzioni tecniche che può offrire, proprio per quello che stavamo dicendo prima. E questo è un passaggio importante per il quale sul quale stiamo lavorando molto, perché dobbiamo far capire che i tecnici che si occupano di questi temi prevalentemente sono i paesaggisti, che lavorano con altri, cioè è un lavoro interessante anche perché è un lavoro interdisciplinare, quindi dobbiamo lavorare con tante competenze diverse e il paesaggista, proprio per la sua forma mentis, per la sua formazione culturale, è colui che ha la capacità di coordinare situazioni diverse, come se fosse un paesaggio culturale, no? E quindi è un ottimo regista di competenze differenti e permette in genere alla formazione dell'architettura del paesaggio di avere una visione ampia di coordinamento fra architettura, questioni tecniche, questioni impiantistiche, questioni infrastrutturali e ovviamente naturali, ecologiche, eccetera. Sì, difatti, io un po' conosco AIAP e spesso mi chiedo, cioè mi chiedo, il bello di AIAP è proprio quello di avere, come dire, tante anime, nel senso che conoscendo un po' i soci di AIAP ci sono
paesaggisti che si occupano più dell'ecologia, più della parte storica, più della parte, diciamo, dell'archeologia, anche del restauro dei giardini storici, per cui diciamo i campi sono veramente tantissimi e devo dire che in AIAP confluiscono un po' tutti e non so se questa cosa poi vi crea dei problemi a livello di associazione, però questa diversità anche nella professione dovrebbe giovare, come dire, all'associazione stessa, giusto? Parliamo di architettura perché molti anni fa c'è una triennale che si chiamava Dal cucchiaio alla città, cioè alla fine anche l'architetto si occupa dal design alla città, al tema della pianificazione. Il progetto di paesaggio è un progetto di architettura dello spazio esterno, no? Quindi, ed è un progetto che mette in relazione gli oggetti, come gli edifici, come le persone, come ovviamente la fauna. Quindi va veramente, può essere esaminato e approfondito in maniera diversa. È chiaro che ci sono per fortuna sempre più specializzazioni che permettono di essere sempre più seri nell'affrontare i temi legati per esempio al restauro, piuttosto che alla pianificazione, piuttosto che anche al giardino privato, che è un tema altrettanto serio perché far stare bene le persone è un obiettivo che dovremmo avere tutti sempre e quando lavoriamo con l'architettura in generale. E quindi è giusto che siano specializzazioni diverse, però è anche giusto confrontarsi, perché poi sai benissimo che qualsiasi intervento, anche il condominio che ha un cortile piuttosto che un tetto verde o il terrazzo di un vicino, in qualche modo entra in relazione con una rete ecologica e contribuisce al miglioramento dell'aria e al miglioramento anche del microclima. Quindi ogni goccia di ogni piccolo privato può essere importante, forse anche su questo dovremmo ancora di più sensibilizzare le persone, cioè ognuno può, nello spazio che ha a disposizione, dare un piccolissimo contributo ed entrare in un sistema di miglioramento della città, diciamo del funzionamento delle città. Tra l'altro la natura ha un suo, cioè stiamo parlando di ecosistemi ovviamente, però nelle città ci siamo dimenticati che questi ecosistemi hanno delle regole e le abbiamo in gran parte sconvolti. È come un corpo umano dove il metabolismo è stato stravolto. Noi dovremmo un po' alla volta ripristinare questo metabolismo naturale che riguarda l'aria, l'acqua, la vegetazione, eccetera. Penso che tutti sono rimasti colpitissimi da quello che è successo durante il lockdown, no? Gli animaletti che si riappropriavano di parti della città, piuttosto che le acque che sono diventate limpidissime in tantissimi posti, all'aria dove sono crollati i livelli di inquinamento, quindi veramente la natura in pochissimo tempo riesce a riequilibrarsi, a riequilibrare le situazioni. Dovremmo solo riuscire a poter mettere in funzione gli equilibri naturali che sono anche riparatrici. Infatti c'è stato 2 anni fa una bellissima biennale del paesaggio a Barcellona e il tema era performing nature, cioè la natura è performante, ha delle capacità performanti pazzesche, quindi dobbiamo solo imparare dalla natura e rimetterla in funzione. Sì, è fondamentale. Senti, abbiamo accennato a questa cosa che è poi un po' uno dei compiti di AIAP, della figura del professionale, giusto? Mi dicevi che adesso c'è un po' una specie di piccola, diciamo, stanno cambiando un po' le regole. A livello di ordine professionale, cosa ci puoi dire? Com'è la situazione? Hai delle novità? La situazione in questo momento mi sembra un po' ferma perché prima dell'estate ci sono stati incontri, discussioni, eccetera. Ovviamente adesso ripartirà tutta l'attività. L'Ordine degli architetti ha lanciato una proposta di eliminare le specializzazioni del pianificatore, del paesaggista e del conservatore, cosa che ha creato però una certa ribellione da parte di moltissimi ordini provinciali, perché è una cosa che non ha senso. Oggi dobbiamo tendere a una maggior competenza e specializzazione, non a una generalizzazione. Se questo è un segno del fatto che l'architetto vuole
cioè dà importanza a questi ruoli e quindi diciamo si vuole in qualche modo ricreare l'attenzione nei confronti di queste specializzazioni, di queste professionalità specifiche, ben venga, ma dobbiamo lavorarci insieme e stiamo preparando proprio un incontro seminariale con i ministeri competenti, l'ordine degli architetti, perché questa cosa riguarda soprattutto l'ordine degli architetti, e IFLA, perché appunto essendo dentro IFLA c'è una commissione per la formazione e IFLA sta lavorando moltissimo in questi anni. La cosa assurda è che l'anno scorso siamo stati diciamo in qualche modo chiamati a dare un parere perché il Consiglio d'Europa aveva chiesto agli Stati membri il riconoscimento della professione dell'architetto del paesaggio, proprio come professione autonoma. Quindi pensa tu, cioè mentre in Europa si pensa ad un'autonomia di questa professione, da noi si tende a mescolarla ad altre, diciamo, competenze che sono assolutamente interessanti e degnissime, ma ovviamente sono altre, cioè richiedono. Cioè, ormai noi dobbiamo sempre di più essere specializzati e competenti perché la tecnologia corre tantissimo, perché le informazioni corrono tantissimo. Cioè, è un pericolo enorme quello di ritornare alla professione unica, quello che sono professioni specialistiche. Ma io credo che questo sia stato un tentativo per mettere ordine in alcune disfunzioni che sicuramente ci sono. Adesso dobbiamo lavorare affinché questo tentativo di mettere ordine sia costruttivo e non distruttivo. E questo è quello che faremo. Sicuramente i colleghi architetti saranno assolutamente costruttivi con noi in questo senso. Benissimo, per cui insomma ci state lavorando insieme agli ordini e mi fa piacere che anche AIAP abbia un ruolo in questo dibattito perché bisogna comunque pensare, appunto come dicevi, che solo specializzandosi si possono affrontare certi temi complessi. Che il normale architetto di una volta non ha mai affrontato, insomma. Poi, per l'amor del cielo, certo. Benissimo. Allora, so che AIAP in questo momento è molto. Diciamo, sta facendo una serie di interventi su tutto il territorio italiano, si sta muovendo con una bella iniziativa che è partita da Roma e faccio vedere questa appunto vediamo se riesco, eccoci qua, no, eccolo così, eccoci. Questa è la locandina. Se ce ne vuoi parlare, è un intervento lungo il Tevere, ma che è uno degli inizi di una serie di interventi su tutta Italia per, diciamo, riportare, il centro dell'attenzione sulla natura e sul paesaggio. Se ci vuoi, intanto io faccio scorrere. Questa è la locandina e faccio scorrere le immagini. Dunque, i scrittori romani abbiamo presentato un progetto che si chiama Strategie Green 22 e che con soluzioni temporanee, ma sistemazioni poi permanenti, spazi urbani che non sono usati oggi e che invece sono estremamente importanti per i cittadini. Soprattutto in una fase post-Covid, cioè oggi noi stiamo vivendo gli spazi esterni, dopo il lockdown, i cittadini, le persone hanno avuto proprio bisogno di stare all'aperto e ancora oggi però lo vogliamo fare, ma lo dobbiamo fare con determinate attenzioni. Quindi si è iniziato questo lavoro che è simbolicamente da Roma, di costruire con una serie di sponsor e di aiuti degli spazi per vivere i luoghi della città, un rapporto più stretto con la natura, appunto con il giusto distanziamento, con le giuste attenzioni di sanificazione continua e di controllo continuo. Questo lavoro in particolare a Piazza Tevere è stato realizzato a Roma con la collaborazione del Comune di Roma che ha fatto il suo progetto e ha partecipato, ma anche con il coordinamento importantissimo di Agenda Tevere, che è un'associazione
romana che da sempre si occupa, da 3 anni veramente si occupa di promuovere diciamo, il territorio lungo il fiume, e grazie a sponsor importanti come Acea, Terna, Italgas, ma anche di piccole ditte produttrici come Plastigood piuttosto che ditte come Rembrandt, e con l'aiuto ovviamente dei di soci di Assoverde che si sono occupati di tutti gli interventi vegetazionali che, come vedete, sono importanti perché abbiamo steso sulle due banchine lapidee del Lungotevere due fasce di prato che simbolicamente uniscono i due lati e due sponde del fiume, e creando una provocazione, perché questa è un'opera idraulica, quindi un'opera solitamente vincolata come opera, diciamo, minerale. E invece per qualche tempo, cioè dal 5 settembre al 25 di ottobre, sarà usata come spazio anche naturale a giardino. Ma sarà anche uno spazio per eventi, infatti abbiamo in programma di fare non solo eventi musicali, ma anche dibattiti e incontri aperti a tutto a un pubblico ampio, proprio per parlare dei cambiamenti climatici e di come gli interventi di paesaggio possono migliorare il microclima, migliorare la qualità dell'aria e avvicinare le persone anche alla discussione sui fiumi, perché il tema dei fiumi è importantissimo in tutti i paesi, ma in Italia in particolare, spesso ci accorgiamo dei fiumi quando ci sono dei disastri, invece sono una rete ecologica fondamentale, sono preziosissimi, e se li lasciassimo fare i fiumi, tutta la flora ripariale del fiume potrebbe essere uno strumento di miglioramento della qualità delle acque, che invece è un problema enorme che abbiamo nel nostro paese. Questa è una bella iniziativa che vogliamo riproporre in tanti altre città, in altre realtà, quindi AIAP con Assoverde è disponibile a supportare le amministrazioni, le associazioni che vogliono fare questo tipo di esperienze in altri luoghi, ma anche vicino alle scuole, ma anche nei piccoli spazi diciamo, limitrofi a delle strutture sanitarie, e quindi a un po' migliorare la qualità della vita. Questo è uno spazio sicuramente grande, simbolico, in pieno centro. Stiamo parlando di due banchine lunghe 500 metri che vanno da Ponte Sisto, con Ponte Meraviglioso Cinquecentesco, a Ponte Mazzini. Però, oltre a questo, dentro a Strategie Verdi, l'accordo è stato siglato anche con l'ACI, che è l'associazione dei condomini. Prima facevo riferimento ai giardini privati, perché effettivamente non è secondario poter intervenire anche nei condomini per migliorare la qualità della vita, nei cortili e magari anche i tetti o anche i terrazzi. E questo, soprattutto in epoca di lockdown, è stato verificato che è importantissimo, cioè coloro che avevano un piccolo cortile, un piccolo giardino in sicurezza hanno vissuto quel periodo terribile, anche un pochino più serena, più, comunque più sana. E quindi con l'ANACI lavoreremo anche su questa cosa dei condomini, e questa credo sia una bellissima iniziativa. Tra l'altro, appunto, Piazza Tevere rientra nel progetto di passeggiate e di viaggio in Italia che è partito in questi giorni per paesaggi aperti. Quindi è una, diciamo, che anche quello si occupa, ovviamente il tema principale dei paesaggi aperti di quest'anno sono le sfide climatiche, e quindi ovviamente Piazza Tevere non poteva che essere uno degli esempi che abbiamo inserito in questo itinerario ideale in tutta Italia, delle iniziative che sono in movimento in questi giorni. Sì, infatti, ti faccio i complimenti a AIAP per queste belle iniziative, che devo dire anche poco costose, perché fatte, diciamo, con la collaborazione, col principio della solidarietà, col principio che è quella che poi dovrebbe muoverci sempre, al servizio sia dei cittadini, ma in generale della natura. Qui vedo, qui in questa cartina ci sono tutti i punti dove nei prossimi 2 mesi AIAP metterà in campo una serie di iniziative alla riscoperta dei paesaggi e anche iniziative varie. Questa cosa si trova tutta, questo materiale si trova tutta sia sul sito dell'associazione, dove c'è appunto qua
faccio vedere, cioè, per ogni c'è proprio un calendario vero e proprio, questo diciamo è la mappa e ben ben. Per cui se cliccate potete scaricare le informazioni sulle visite. La maggior parte delle visite saranno in questi giorni, proprio 11, 12 e 13, e Sì. poi sono invece dilatate. Infatti qua ho una locandina per quanto riguarda la Lombardia, il 12 settembre al Parco del Ticino, e il 13 settembre a Bergamo, sfide climatiche. Insomma, in questi due casi sono delle passeggiate in bicicletta dove ci saranno degli esperti che illustreranno queste problematiche, si discuterà. È un modo per fare anche in questo modo per fare collettività, per discutere attorno al paesaggio. E appunto promosso da IAP, faccio molto i complimenti. Adesso potete trovare appunto tutto sul sito dell'AIAP. Se posso, approfitterei di questa occasione per ringraziare in modo particolare la vicepresidente Giulia De Angelis, che ha curato tutto questo lavoro assieme a Fabio Pasqualini e a tutte le sezioni. Cioè, questa è la cosa bella di AIA, perché abbiamo delle sezioni territoriali, e quindi tutta l'Italia in qualche modo è coinvolta, e che sono attivissime, quindi dai singoli soci che hanno promosso delle iniziative alle sezioni che le hanno coordinate, e questa è un'attività collegiale straordinaria, credo che sia un segno della vitalità che c'è nel nostro paese, anche nel settore del progetto di paesaggio e dell'amore che c'è da parte dei nostri colleghi per i propri luoghi, e questa è una cosa importantissima. Sì, anche questo è molto importante perché un'associazione è viva nel momento in cui i suoi soci si prendono a cuore anche delle varie iniziative e dà il polso dell'essere viva perché se no di solito le associazioni poi tendono a morire. Invece, il fatto che appunto AIAP sia appunto resistita così tanto è anche testimonianza della professionalità che mette in campo AIAP, giusto? Sì, poi chiaramente le esigenze cambiano a seconda delle epoche, no? Le esigenze e gli obiettivi sono molto diversi oggi da quelli che c'erano 20 anni fa, però credo che ovviamente il tema del paesaggio sia talmente appassionante che se tu fai questo mestiere non puoi farlo in maniera indifferente, ecco, questo, e quindi questo si Certo. trapela anche nelle iniziative che fanno i colleghi. Quindi grazie per... Ci sono delle iniziative che sono... No? Che come ti dicevo fuori onda hanno fatto un manifesto, cioè la sezione Lombardia e la sezione Lazio hanno fatto un manifesto per la ripartenza, facendo tutto un ragionamento proprio per la città, per diciamo come possiamo ripartire oggi, proprio per affrontare tutte le sfide che abbiamo, di tipo climatico oltre che sanitario, e hanno fatto un manifesto molto bello che è stato pubblicato sul giornale dell'architettura per chi lo vuole leggere, e che hanno prodotto anche un bel video, come bello il video che è stato fatto in periodo di lockdown per giardini e paesaggi aperti, perché giardini e paesaggi aperti ogni anno AIAP lo fa, dedicandolo a un tema, ogni anno si sceglie un tema diverso, in genere giardini e paesaggi aperti è in aprile, perché è il mese del paesaggio indicato da IFLA. Quest'anno ovviamente non si poteva fare ad aprile e quindi l'abbiamo spostato ad adesso, ma il prossimo giardino dei paesaggi aperti sarà ad aprile 21 e speriamo di poterlo fare, perché sarebbe ovviamente importantissimo poter ripartire con tutto bene normalmente. Però appunto l'attività delle singole sezioni, io sono estremamente felice che ci siano delle iniziative che partono dai territori e che poi diventano nazionali, cioè, oltre al coordinamento nazionale, come in questo caso qua. Però appunto, è bellissima questa, diciamo, biodiversità che c'è. Molto bene, ho messo sui commenti due link dove potete, a fine di questa, sono due
due video che potete vedere sempre su YouTube, proprio che pubblicizzano queste iniziative di IAP. Io avevo un sacco di domande, però diciamo che un po' le abbiamo un po' affrontate tutte. Ma per cui diciamo, dopo 70 anni, rispetto anche a quello che diceva Porcinai, riguardo alla necessità di vedere, in maniera diversa sia il giardino, lui parlava di poesia e di contemplazione nei confronti del giardino, dove appunto diceva che se l'uomo non rivedrà le proprie posizioni riguardo all'economia, alla fine avrebbe distrutto. Diciamo che però oggi forse, dopo 70 anni, qualche speranza di miglioramento c'è come una rinascita di, come dire, coscienza collettiva, più proprio forse a causa di questo lockdown che ci ha messo un po' tutti in ginocchio, però ci fa capire come la solidarietà, gli uni e gli altri, è l'unico modo e anche la salvaguardia del paesaggio, della natura e di quant'altro. Per cui mi sembra di leggere in quello che fa IAP, un atteggiamento molto positivo. Giusto? Penso che una mano l'hanno data anche i giovani, cioè quello che è stato fatto in questi mesi prima del lockdown è stato di sensibilizzare a partire dai giovani, perché non ce lo dobbiamo dimenticare che ancora il problema loro lo sentono e lo vivono, anche perché sono loro gli adulti del futuro che dovranno poi in realtà riparare tanti danni che sono stati fatti e che ci sono. Credo che spetti a tutti noi adesso fare il proprio granellino, come dicevamo prima, anche il giardino di casa o il balcone di casa, è una piccola goccia, un piccolo aiuto che si fa. Quindi questo processo di sensibilizzazione, programma come quello che stai facendo tu adesso e tutte le cose che facciamo devono aiutare a tenere accesa questa sensibilizzazione che è stata creata, che sicuramente è stata creata. Adesso dovrebbero arrivare anche dei fondi, si parla sempre di Green Deal, di nuovi interventi. Green a me un po' fa paura perché si parla in maniera sempre molto generica. Dobbiamo cominciare a pensare a interventi concreti. Si parla di scuole green, cosa vuol dire scuole green? Mi piacerebbe che le scuole non avessero i cortili di asfalto, ma avessero dei cortili con dei prati, con dei materiali drenanti, con gli alberi, che fossero dei luoghi dove per primo si tende a migliorare la qualità dell'aria che i bambini respirano quando corrono, piuttosto che della temperatura che vivono. Spesso invece le scuole, almeno a Roma, sono isole di calore terribili perché non ci sono alberi, non ci sono e c'è il pavimento d'asfalto per evitare problemi di manutenzione e di pulizia. Anche questo è un altro tema che dobbiamo sfatare. La manutenzione e la gestione non sono un costo, intanto sono lavoro per qualcuno, perché continuiamo a dire un costo, in realtà è lavoro, quindi noi dobbiamo pensare più di produrre lavoro. E poi l'altra cosa è un bellissimo lavoro e soprattutto è tanta salute guadagnata, perché questi sono i soliti dati che girano, cioè sappiamo benissimo che in Italia si muore di malattie legate all'inquinamento e all'anno le statistiche dicono che sono circa 80.000 morti per cause in qualche modo determinate dall'inquinamento. Quindi noi siamo molto spaventati, giustamente molto spaventati dalla pandemia che stiamo vivendo, però appunto questi numeri sono superiori e quindi bisogna fare qualcosa e dobbiamo continuare in questo senso. Quindi credo sia molto Sì, importante. inevitabilmente il paesaggio è legato alla salute dell'uomo e in generale alla salute del paesaggio stesso. Sono correlati, non possiamo disgiungerli. Molto bene, io
ti ringrazio moltissimo, non vorrei strapparti più altro tempo, anche perché ho visto che se le interviste sono troppo lunghe, poi la gente tende a non guardarle. Per cui io ti ringrazio moltissimo per la tua partecipazione, sono felicissimo e vi faccio i complimenti ad AIAP, come si è saputa rinnovare negli ultimi anni e ti ringrazio ancora per questa intervista. Alla prossima, grazie tante. No, ciao, saluto tutti e a questo punto ci vediamo settimana prossima sempre alle 6:30.